figli miei. Stare così, senza poter compiere il proprio dovere, è inutile. È meglio che muoia. Pace e bene. Sono contento di poter stare con voi e riflettere su un pensiero di Padre Pio che diventa prezioso per la nostra vita se lo lasciamo scendere nel nostro cuore, perché ciascuno di noi possa interrogarsi come farlo diventare proprio. Questo pensiero mette in evidenza l'ardore d'amore di Padre Pio per il Signore, il suo volersi sentire sempre utile e al servizio di Dio. Un pensiero che un nostro confratello, Fra Vincenzo da Casa Calenda, annota nei suoi ricordi. Leggiamo proprio nel suo libro di testimonianze. È una breve espressione, ma così densa, così forte, che ci invita a riflettere. Padre Pio stava male. E allora è umanamente scoraggiato. Ma perché? Non perché stava male, non perché soffriva, ma il motivo è un altro. Sentite cosa scrive. Figli miei, stare così, senza poter compiere il proprio dovere, è inutile. È meglio che muoia. Ma pensate, questa forza del cuore che lo porta a desiderare di compiere sempre il suo dovere, fare quanto era in suo potere. E quando si sente impossibilitata a questo, dice, in questo modo è inutile, meglio che io muoia. Cari amici, non è essere stanco della vita. Questo non c'è mai stato in Padre Pio. Quante volte invece noi ci lasciamo prendere da questi sentimenti? Il dolore, la sofferenza, le difficoltà che dobbiamo affrontare. Io dico sempre questo: quando stiamo bene, nessuno di noi desidera di morire. Quando invece le difficoltà, i problemi, le sofferenze diventano più grandi di noi, e allora, ma perché il Signore non mi fa morire? Ma questo perché? Perché non vogliamo affrontare le difficoltà, perché non vogliamo soffrire. Non era questo il caso di Padre Pio. Padre Pio invece chiedeva di morire perché è impossibilitato a fare il suo dovere. Ma quando Padre Pio, illuminato dalla grazia dello Spirito Santo, capisce che anche quello stato è la volontà di Dio, allora non chiederà più, non dirà più che è inutile. Dirà che ogni cosa è volontà di Dio. Anche l'affrontare la difficoltà, lo stare senza fare niente. Pensiamo per esempio ai 3 mesi che Padre Pio vive nella malattia, nella sofferenza, nel dolore, quando nel 59 la Madonna di Fatima arriva a San Giovanni Rotondo poi. E Padre Pio cosa dice alla Madonna? Mammina mia, sei entrata in Italia e mi sono messo a letto. Ma adesso che te ne vai, non mi dici nulla? E Padre Pio si sente guarito, ritorna al suo lavoro, al suo ministero. Cari amici, sì, ogni momento della nostra vita è grazia di Dio. Allora accettiamolo e ringraziamolo e ringraziamo il Signore con tutto il cuore, perché anche noi, come Padre Pio, possiamo sentirci sempre al servizio di Dio. Vi auguro ogni bene.
Il Signore vi benedica, pace e bene.